Il lavoro dentro la ragione e sopra la ragione, Rav. C'è una saggezza che si sviluppa alla base, a causa della nostra vita. E quindi noi, con i vasi che già abbiamo dalla nostra nascita, sviluppiamo questi vasi naturalmente. Studiamo il mondo, lo esploriamo. E attraverso questo anche i Kelim si espandono, e da una generazione all'altra si espandono in quello che cambiamo, chiamiamo mente e cuore, e in questa maniera noi avanziamo, ossia nella comprensione di questo mondo, quello che viviamo, dove siamo, con i nostri cinque senti. E il mondo spirituale richiede Kelim nuovi, vasi nuovi, Kelim totalmente diversi da quelli che siamo abituati ad usare. In primo luogo dobbiamo acquisirli, non nasciamo con questi Kelim, questa è la prima cosa. E secondo, noi dobbiamo, nel mondo spirituale, nel nostro stato spirituale, noi dobbiamo essere composti di due cose. Il fatto che siamo la creatura e il fatto che anche dobbiamo essere simili al creatore, ossia sono due, due forme separate, opposte, che di fatto si cancellano reciprocamente, ossia la creatura è la creatura, il creatore è il creatore, e è veramente una realtà totalmente diversa. E a parte di questo ossia che dobbiamo trovare, raggiungere la forma di questa creatura sulla quale la forma del creatore anche apparirà, noi dobbiamo anche vivere in questo mondo, rimanere nel nostro stato, ossia noi qui abbiamo veramente un cambiamento molto molto grande nella nostra percezione, nella nostra costruzione, di noi e quello che è importante qua è che se noi in questo mondo avanziamo con la nostra mente e lo, con le nostre sensazioni in una maniera reciproca ossia che uno aiuta l'altro nella spiritualità è opposto, ossia nel mondo spirituale abbiamo un contrasto tra uno e l'altro, la percezione e la comprensione. Potrebbe essere una sensazione negativa in un buono stato, perché stiamo scoprendo la realtà sopra il nostro ego. E dentro l'ego, forse noi sentiamo, ci sentiamo in uno stato totalmente terribile, in, una maniera, in maniera terribile. Però è allo stato ottimale, diciamo, e quindi con cosa ci identificheremo in maniera em emotiva? Con quale stato? Può essere uno stato che non capiamo, forse non capiamo cosa sta succedendo con noi, e questa mancanza di comprensione, questa mancanza di coscienza, è. E... però, forse è uno stato esaltato, uno stato molto buono spirituale. Quindi qui abbiamo un problema sicuramente, certamente la nostra percezione, la nostra comprensione qua, sì, c'è un problema qua per stabilire la nostra forma nella realtà spirituale. Pertanto la cosa qui è che noi abbiamo due opposti. Eh, su, tema, ossia la fede è sopra la ragione, da un lato, e questo richiede molta persistenza, molta attenzione e molto tempo, tempo, perché quindi, come impariamo, l'abitudine si converte in una, nella nostra seconda natura, e solamente attraverso di noi, permettendo che la luce superiore lavori su di noi, una e un'altra volta... Noi siamo pazienti, nonostante siamo impazienti. Noi ci sottomettiamo, siamo d'accordo con qualsiasi cosa e anche se ci sembra che non fa nulla, anche siamo d'accordo con questo, ossia la soggiogazione e sottomissione qui deve essere nella cosa più piccola, nello stato... Dove sem veramente sembra che non ci sia nulla di più basso di questo stato, e quindi così è come noi avanziamo, verso questo stato interno, nel quale noi meritiamo, meritiamo di ricevere questa luce superiore. Quando. Già non la interpretiamo, non la sentiamo attraverso il nostro ego e quindi vedremo qui come avanziamo. Per favore, avanti.